Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul canale di Football Emotion Italia. Nel video di oggi andremo a vedere tutte le scarpe da calcio uscite in questo ultimo mese. Iniziamo! Era da tanto che non facevamo un video del genere e ragazzi e ragazze, sono uscite davvero tantissime scarpe da calcio, di conseguenza è obbligatorio riportare questo video. E iniziamo subito con il Ready Pack di Nike, scarpe da calcio che a me personalmente piacciono davvero tantissimo, un pack che ho visto che avete apprezzato anche voi in generale, è piaciuto davvero tantissimo, con questi colori azzeccatissimi. A me personalmente quella che piace di più è la Phantom Jigs, con questo rosso barra rosa, ma soprattutto questo pattern a forma di, non so bene cosa sia, una impronta digitale mi sembra ricordare, però a me personalmente piace davvero tantissimo. La Phantom Luna a me personalmente non convince del tutto, quasi monocromatica anche in questo caso con un pattern che si ripete, ma soprattutto lo swoosh in verticale a me ancora non fa quell'effetto che magari in teoria Nike aveva pensato, quell'effetto che rompe insieme a questa nuova scarpa da calcio, però a me ancora non convince del tutto. Che dire della Mercurial, sempre molto elegante e molto pulita, a me personalmente piace tantissimo, come dico sempre ricorda veramente tanto la scarpa da calcio presentata per gli europei 2012. E infine troviamo la Nike Tempo, che è forse la scarpa da calcio più classica anche a livello di colorazione. Inoltre Nike ha lanciato pochissimo tempo fa la nuova Nike Tempo Premier 3, che segue un pochino i colori e l'estetica di questo Ready Pack, però non è assolutamente insieme alla collezione di scarpe da calcio Nike, quindi è una cosa a parte, però come vedete ripresenta gli stessi colori. Anche in questo caso scarpa da calcio spettacolare, secondo me tra le migliori scarpe da calcio per qualità prezzo sul mercato. Con Mizuno invece sarò breve e conciso. Sapete che a me personalmente mi sembrano delle scarpe da calcio spettacolari sia le scarpe Alpha, ovvero scarpe da calcio di velocità, veramente mi sembra eccezionale come una marca che ha come materiale primario, materiale più importante, la pelle, faccia delle scarpe da calcio in materiale sintetico così bene, così azzeccate alla prima, mi sembra spettacolare. Che dire delle Mizuno Morelia, scarpe da calcio che combinano pelle naturale di canguro e materiale sintetico con un knit super aderente, chapeau, io non so più cosa dire di questo brand, anche la colorazione mi piace tantissimo. Unica pecca, i dindini ragazzi, costano veramente tanto queste scarpe da calcio, però per coloro che possono spendere un pochino di più in scarpe da calcio, beh secondo me Mizuno è la marca numero uno. Tris invece di X Crazy Fast, scarpe da calcio si sono arrivate ultimamente sul mercato e sono arrivate con tantissime, tantissime colorazioni, forse anche troppe. Troviamo al centro la nuova scarpa da calcio di Messi, la Signature di Leo Messi, scarpa da calcio che a me personalmente piace a livello estetico, ho visto tante altre che non convince, a me personalmente non mi dispiace, soprattutto vista dal vivo, è vero che dalle foto così e così, però ragazzi ora che la ho tra le mani a me personalmente piace. Quello che non mi piace, beh, la filosofia che c'è dietro, secondo me è un pochino troppo scontato, un pochino troppo noioso, è sempre lo stesso, quindi l'Argentina, i trofei, la storia di Leo Messi, secondo me avremo bisogno di qualcosa di nuovo per le scarpe da calcio esclusive di un giocatore come Leo Messi che, pur essendo andato in America all'Inter Miami, sta veramente facendo il panico. Di conseguenza a me piacerebbe vedere qualcosa di più particolare. Scarpa da calcio Crazy Fast totalmente bianca, una sicurezza, penso siano le scarpe da calcio più belle presentate fino al momento del nuovo modello X Crazy Fast. E inoltre troviamo questa colorazione speciale che abbiamo visto a diversi giocatori come Rafinha del Barcellona. Fatemi sapere giù nei commenti fra le tre quale preferite. E concludiamo con la marca Puma, che sta lavorando molto ma molto bene, però anche in questo caso presentando tantissime scarpe da calcio. La mia domanda è sempre, con tante scarpe da calcio non è che confondiamo magari chi vuole acquistarle? Beh, fatemi sapere anche voi giù nei commenti cosa ne pensate. Partiamo dalla mia sinistra con una novità veramente veramente eccezionale, particolare, perché stiamo parlando delle scarpe da calcio di Ederson, portiere del Manchester City, che insieme agli scarpini sono arrivati anche dei guanti in edizione speciale che hanno la stessa colorazione, colorway che a me ricorda tantissimo quella presentata sempre da Puma per Halloween, non ricordo bene l'anno, se era 2021-2022, mi sembra di sì, una colorazione che vede come protagonista questi colori spenti insieme a questo giallo fosforescente. A me non so ragazzi, non so se mi convince o meno, mi piacerebbe vederla in campo.
Passiamo all'energy pack, pack che stanno utilizzando, che dovrebbero utilizzare i giocatori durante questo inizio stagione, con questa Puma Future molto ma molto particolare. L'ho già detto in qualche video, a me personalmente non mi convince del tutto. In generale questo pack mi sembra un pochino troppo vistoso, troppo fantasia. Anche le Puma King, che in teoria sono delle scarpe da calcio classiche, beh, devo dire che l'estetica non accompagna. E inoltre troviamo questo rosa, che a me personalmente piace, insieme al blu e il giallo, che mi stona un pochino nelle Puma Ultra. E concludiamo con questa scarpa da calcio Puma King, le Puma King Rudagon, una edizione speciale con davvero tantissima storia. Mi piacciono davvero tanto perché trovano un graphic design che si ripete su tutta la zona del lato maglia, questo colore bronzo che accompagna davvero molto bene, un perfetto connubio. E inoltre voi sicuramente non lo vedrete, però se zoomiamo qui troviamo una zona vellutata, tutte queste forme geometriche sono in velluto, quindi direi che queste scarpe da calcio sono assolutamente un pezzo da collezionista. Bene ragazzi e ragazzi, come vedete siamo giunti alla conclusione del video, tantissime scarpe da calcio. Personalmente quelle che preferisco sono le Phantom GX e forse le Rudagon di Puma, scarpe da calcio molto interessanti in generale. Fatemi sapere giù nei commenti voi quale acquistereste, ovviamente sulla web di Football Emotion. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi a tutti i nostri social e noi ci vediamo in un prossimo video.